Alla Magliana Vecchia si trovano l'antico bosco sacro degli Arvali, esteso dalle rive del fiume Tevere alle sommità del Monte delle Picche. Esso era consacrato alla Dea Madre, Dea Dia in seguito identificata con Cerere, e posto sotto la protezione di Marte. Si fa fatica oggi a immaginare, fra strutture moderne, l'esistenza di un impianto termale. O poco più in là, sotto l'attuale stazione ferroviaria del Tempio della Dea Fortuna. Anche della Via Campana rimane ben poco lungo il tracciato moderno di Via del Tempio degli Arvali. Eppure, dove oggi troviamo una tipica osteria romana, qualcosa del grandioso tempio rotondo della Dea Dia è ancora visibile. Entriamo nell'imponente basamento circolare, utilizzato oggi come cantina. Qui, in epoca imperiale, a fine maggio di ogni anno, si svolgeva il momento centrale delle celebrazioni in onore della Dea Dia, spesso presiedute dall'imperatore. Il diametro del tempio era di 25 metri. L'altezza doveva essere probabilmente uguale, e cioè come un palazzo alto 7 piani. Il muro esterno era rivestito con bugnato e suddiviso dai pilastri a 3 metri di distanza l'uno dall'altro. L'ordine architettonico era di stile corinzio. Nella parte inferiore del tempio, ad altezza uomo, erano affisse le epigrafi arvaliche con i famosi verbali. Il tempio era decorato da graziose antefisse, assunte dal Municipio XV come proprio simbolo.